Amici, oggi andiamo a provare delle mappe assurde, labirinti, dropper, cose incredibili sul server che sarà anche aperto a voi. Vi ricordo che lunedì 10 alle ore 2:30 potrete partecipare tutti a un contest di building. Per saperne di più, ovviamente, come vi dico praticamente sempre, entrate nel server Discord che è una figata totale. Tra l'altro abbiamo anche aggiunto Pokémon ultimamente che si era tolto. Vabbè, comunque entrate nel server Discord per ulteriori informazioni. Ma non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo a provare queste mappe fatte apposta per me nel server di Minecraft. Iniziamo. Allora amici, siamo spawnati direttamente nel server Night Vision. Vediamo cosa c'è dentro. Un botto di pozze della Night Vision. Ok, per favore setta lo spawn qui. Fatto. Ci dice di prendere le pozioni. Io me ne rubo una, nel dubbio, non fa mai male. E andiamo un attimino ad esplorare quella situazione. Vista panoramica, vediamo cosa si vede da qua fuori. Ah, già che sono in creative, quindi possiamo esplorare bene bene. Un botto di cose, perfetto. Quindi ora, a parte il fatto che voglio mettere l'adventure come game mode, volevo esplorare la sala dei fondatori. Ma che carini! C'è Tempest, c'è Aslan, DJ Spada e io, che carino! Boh, oddio, quanto è bella l'armatura così. Vabbè, figata. È stato fatto tutto ovviamente a mano da quei ragazzotti che vedete lì. Ed è una figata totale perché qui ci sono, c'è l'arena PvP, Dropper, il primo contest che è quello di lunedì che vi ho detto, il server di Discord è in descrizione, meglio ripetere una volta in più, labirinti vari, parkour e il tiro con l'arco che sono negato. Oddio che bello, il cubo di Rubik, che figata come avete fatto a farlo. E qui c'è il giardinetto, oddio che figata, che carino, che carino. Ma adesso signori andiamo a sclerare, io direi di entrare nel dropper. Sì dai, proviamo con il dropper e settiamo lo spawn qui, perfetto. Poi dovremo tra l'altro tornare alla lobby, ok, perfetto. Perfetto, ci sta, tutto fila, siamo nella... devo andare da di là. E quindi, vabbè, i dropper li conoscete meglio di me, sono quelli che appunto devi riuscire a cadere, attento alle barriere, no. Dicevo, i dropper sono quelli che appunto devi buttarti nell'acqua o in quella cosa che ti salva. Oh mio Dio, difficilissimo. Ok, quasi, quasi. Ok, va bene, è difficilissimo. Allora, ne ho fatti molto pochi nella mia vita. Ma tra l'altro, piccolo test, se prendo gli slime muoio? No, perfetto, non muoio. Quindi, piccolo checkpoint slime. Ok, abbassati, tech. Vediamo lì com'è la situazione. Più che altro non so dove dovrei scendere. Proviamo, boh, a caso, totalmente a caso. Vai, buttati, buttati, buttati. Ok, devo buttarmi in mezzo, dai, ma è difficilissimo. Ma signor Tempest, non me lo poteva fare un po' più facile? No, facciamolo difficile che poi sclero. Allora, scendi, tuc, ok, tuc, ok. Vabbè, facciamo finta di niente. Che poi, tra l'altro, se io mi bevo la Night Vision, cosa... cioè, aiuta, non aiuta? Oddio, sembra tutto però molto più acceso. Ma sapete che forse è utile, tra l'altro... Oh sì, è strautile. Oddio, non ero morto. È strautile la pozione della Night Vision. No, ne voglio altre. Ne voglio assolutamente altre. Dopo le vado a prendere. Ah, ma se muoio mi si toglie. No, guardalo lì l'acqua. Guardalo lì. Ok, signori. È fattibilissimo. È fattibilissimo. Allora, molto probabilmente sclererò entro la fine del video. Perché tra il parkour, che non so se andremo a fare in questo episodio, voglio un'altra pozione della Night Vision assolutamente. Dicevo, tra il dropper, poi un ipotetico parkour, comunque tutto quello che andremo a fare, anche labirinti vari, sarà una... catastrofe. Però ora mi voglio prendere la pozione della Night Vision. Ok, diciamo che ne ho prese un bel po', tanto si consumano subito. Cioè, o meglio, abbiamo solo un tentativo, quindi dobbiamo stare attenti. Allora, prima tappa slime, palesemente gli slime, perfetto, tech. Ok, no, 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 non mi fermo, ok, perfetto. E ora, dov'è l'acqua? Perché poi hanno messo anche dei blocchi azzurri che sembra l'acqua e gli infamotti. No, occhio, occhio. Allora, lì sembra che ci sia dell'acqua, ma lì sembra che ce ne sia di più. Quindi devo stare attento, mi devo buttare lì? Sì, dai, lì. È fatta, signori, è fatta. Ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Yes, vedete? Vedete che... Sì, la pozione della Night Vision è funzionata. Figata sta mappa. Tra l'altro difficile, cioè, quanto ci avranno messo, scrivetelo nei commenti, ad aver fatto tutto questo bestione. Bravi bravi, GG, complimenti. Bellissimo, stupendo. Allora, ritorno alla lobby, hai vinto. Se per caso vuoi rifare il dropper, clicca qui. Ok, se io vado su, hai vinto. Hai vinto, sì. Che bello, stupendo, bravi bravi. Ma cioè, io non saprei neanche, boh, io non so neanche joinare i server. Immaginate fare una lobby, cioè un server apposito, vabbè, avete capito. Perfetto, quindi il primo è andato. Rimettiamo dentro questa. Questa per ora me la tengo nell'inventario, così almeno è tutto bello ordinato. E direi di farci il secondo. Allora, il secondo, tra l'altro guardate che bella. Questa è una parte della mappa di tutta la zona. E noi siamo qui in questa cosa rossa, in questa hub centrale rossa. E questa è chiaramente una M di Master. Cos'è che c'è? Salone per il relax. Oh, mi serviva del relax. Oh,
guardate che bello, che si può mangiare la torta, si può guardare fuori, si possono fare un sacco di cose. E sì, questa è una televisione. Ce ne andiamo nella... cos'è? Ah, la libreria, che figata! E la jacuzzi, oddio che figata! Ma quante robe ci sono? Bellissimo, stupendo! Cioè, io ci vivrei tranquillamente in una zona del genere. Andiamo a fare altre mappe. Allora, abbiamo fatto il dropper. Il primo contest è quello di lunedì. Facciamo il labirinto, cioè, mi incuriosisce tantissimo. Finisce dove vi è il beacon. Ok, dov'è il beacon? Dov'è il beacon? Ah, quindi sembra... E uno dice, oh mio Dio, è vicinissimo. Non saprei. Li lasciamo aperto. Oh mio Dio, no. Allora, a me piacciono i labirinti. Il segreto, in teoria, è stare sempre sulla destra. Almeno questo ti insegnano nei manuali dei degli scout. Non ho mai fatto gli scout, però questo è quello che si sente dire. Sto andando totalmente a caso, la mia sanità mentale sta andando totalmente a caso. Potrei già stare impazzendo e mi sa che questa strada l'ho già vista prima. Come faremo? Come faremo? Non faremo? Oh mio Dio, ma perché? È difficilissimo, poi sono tutte cose uguali. No! Tempest, mi vuoi male? Però, potremmo aver trovato una strada? Potremmo aver trovato una strada? No, non ho trovato assolutamente niente. Magari di qui, magari poi di qui. Ok, premi la pedana. Set spawn. Sì, ok, quindi zona sbloccata. Perfetto, perfetto. Di qua non c'è niente, di qua niente. E invece continua. Ok, pedana, spawn. Sto letteralmente levitando, però ho trovato l'entrata. Ok, va bene, va bene, va bene. Premi la pedana. No, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Ok, va bene. Sentiamo lo spawn. No, la lentezza. No! No, la devo schivare, la devo schivare. Allora, di qua non si va da nessuna parte, assolutamente no. Schiva! Sì, bravo Master, bravo Master. No, ok. Ok. No, c'è la lava, no, c'è la lava. Allora, fatemi prendere il checkpoint. Preso. È difficilissimo, devo saltare. Bellissimi sti labirinti, belli. Beh, che dire, non avevo minimamente visto il tutto. Allora, devo stare attento, qui c'è il coso della morte, qui ce n'è un altro della stramorte. Non facciamo errori, perfetto. Ora devo guardarmi in basso e vorrei cliccare ste pedane che mi danno un asce di diamante, totalmente a caso. Ho evocato una pecora. Dove sei, signora pecora? Dov'è la pecora? No, non è una coincidenza l'ascia e la pecora. Però non so dov'è, boh, me l'ha spawnata ma non so dove. Ci hanno dato anche la lana ma sento anche le pecore. Mi sa che qua si conclude. Hai vinto! Sì! Sì! Però non abbiamo trovato la pecora, però abbiamo vinto! Sì! Clicca! Ok, stavo cadendo nel vuoto. Figata! Quindi abbiamo guadagnato due asce e queste cose incredibili. Figo il labirinto. Ora, cosa andiamo a fare? Il tiro con l'arco? Non sono capace. Facciamo il parkour, vediamo com'è. Lo proviamo? Allora, setta lo spawn qui. Perfetto. E poi torna alla lobby così. Ok, quindi c'è da stare molto attenti. Molto attenti. Però mi sa che sono vivo, sono morto. Ok. Però vabbè, almeno ci fa respawnare qui. Salta. Vai tutto di corsa, tutto runfiato. Sotto. No, perché non mi fa... Forse c'è un... Sono vivo, dai. Ma sapete che mi sa che c'è un blocco invisibile? Sono abbastanza sicuro che ci... Eh sì, c'è un blocco invisibile. Pensavate di fregarmi. Sì, mi avete fregato perché sono morto letteralmente due volte su due. Però almeno ho capito che devo saltare di qua. Chiaramente. Ok. Ora stai attento, vai il più indietro possibile. Corri. Sì, bravo Master. Qua che roba... Ah, ok, percorso. Non voglio per nessuna ragione andare su quelli. No, ma hanno messo due blocchi invisibili. Non ci credo. Ah, ho capito. Non devo passare sotto i blocchi. Devo passare... Cosa è successo? Devo passarci sopra i blocchi invisibili. Eh sì. Ah, ok, ho capito. Che figata. Infatti ho detto, boh, un percorso dritto. Cioè, carino, però molto facile. Salta, non so se sto facendo bene, ma lo sto facendo. Ok, no, qua è infattibile. Eh sì, mi sa che... Aspetta, forse ce n'è uno di mezzo di blocco. No. Che carino quello con i blocchi invisibili. Cioè, è un'infamata, perché fatevelo dire, è un'infamata totale. Ma è stracarino. Non l'ho mai fatto un parkour con i blocchi invisibili. Ora devo aumentare di uno. Esatto, vado indietro il più possibile e salta. Bravo, Mass. E salta. E ora in teoria lì ci sono i blocchi. Ma ce ne saranno altri. Salta. Sì.
Sì, boom boom boom. Sì, grande master, grande master. E ora in teoria dovremmo fare l'ultimo col tiro con l'arco. Esatto, però io faccio totalmente schifo, ma ce ne faremo una ragione. Però dai, è un giochino carino per andare a concludere il video. Stuck, e stuck per migliorare la mira. Carino, carino, dai che bello. Però ora volevo un attimino, lasciamo giù questi, così in caso qualcun altro volesse utilizzarli. Volevo un attimino mettere, per concludere il video, la game mode in creative. Esatto. Così andiamo un attimino ad esplorare il tutto. Devo tornare alla lobby? Mi ha dato una freccia. No, no, mettila via. Allora, torniamocene un attimo alla lobby e andiamo ad esplorare un attimino il fuori. E poi concludiamo il video. Passiamo da questo. Ah, questo non l'avevo visto. Museo della Redstone. Figo. Belli questi mini blocchi. No, che figata, che figata. E qua neanche questo l'avevo. Ah sì, la sala dei fondatori. Ok. Vedete che ci sono un bel po' di cose in costruzione. Poi col tempo ne faranno totalmente altre. Lì c'è un maiale totalmente a caso. Figo, figo, lo vedrete il 10. Server Discord in descrizione. Fa sempre bene dirlo. Ora sta piovendo qui. Ah, si autosette il tempo a giorno. Che figata, che figata. Quindi signori, dall'alto dei cieli, tanto c'è pure un beacon devastante, salvo ed esco, il server più bello della storia. Signori, il server più bello della storia. Vi ringrazio per la visione, ringrazio Tempest e tutti gli altri che hanno fatto il server o comunque lo stanno sviluppando nel tempo. Vi ringrazio per la visione, vi do appuntamento domani alla solita ora, ovvero 2:15, con un nuovo video, e lunedì a 2:30 per il contest. Ciao!